mi chiedo perché la mia vita deve essere associata a questa persona che io non ho mai nemmeno visto in faccia, insomma. Va al comune per sposarsi, ma scopre di essere sposato da 8 anni a sua insaputa, di essere sposato con una donna che non conosce, di essere sposato dal 10 luglio del 2014 a Santo Domingo. È successo a Salerno. Alfredo, 39 anni, insieme alla sua fidanzata si recano in comune per raccogliere i documenti per unirsi in matrimonio. Quando chiedono lo stato di famiglia di lui, l'impiegata inizia a fargli delle domande. Domande che diventano sempre più insistenti, domande che riguardano la sua vita privata. Mi faceva domande incalzanti, strane, io non capivo perché. Domande perché Alfredo risulta già sposato con una donna che non conosco dal 2014. Lo avrebbe fatto nella Repubblica di Santo Domingo con una donna del posto. Momenti difficili per Alfredo, momenti di sgomento, di delusione, di paura di non essere creduto dalla sua fidanzata. Sentire le parole di quella dirigente giustamente mi ha fatta sentire male. Mi sono sentita inizialmente ingannata, poi lui mi ha tranquillizzato facendomi vedere la verità. Ci sono delle prove che quel matrimonio comunque non è stato mai celebrato e che comunque era tutto un inganno. Poi la ricostruzione dei fatti. Alfredo aveva visitato Santo Domingo, ma il 10 luglio del 2014, il giorno delle sue presunte nozze, lui non si trovava nella città dei Caraibi. Il passaporto parla chiaro. Probabilmente i suoi documenti sono stati falsificati proprio allora. Ed oggi il futuro sposo campano vive un vero e proprio calvario, come ci ha spiegato anche l'avvocato Assunta Mutalipassi, che difende l'uomo in questa vicenda. Il mio assistito, nel momento in cui ha appurato i fatti, ha denunciato immediatamente e abbiamo chiesto un confronto della signora, essendo sul territorio italiano, precisamente in provincia di Milano, nonché anche un confronto delle firme. Per ora Alfredo non può coronare il suo sogno d'amore con la donna che ama. Vivo con questa persona e non posso appunto sposarmi. Davvero una storia incredibile, perché Alfredo e Gilda si amano, vogliono sposarsi, ma non lo possono fare perché lui evidentemente è vittima di una truffa. Probabilmente i suoi documenti sono stati falsificati e attribuiti quindi a questo matrimonio con questa signora che noi abbiamo probabilmente trovato. Tra poco ve la mostriamo, perché siamo andati lì dove vive e vedete la sua reazione. Ma intanto sentiamo proprio Alfredo e Gilda. Io e il mio fidanzato, da quando abbiamo appreso questa notizia, sono già passati 3 anni. Fondamentalmente viviamo un amore in sospeso, perché purtroppo non possiamo programmare nulla. A me non sembra normale che io ami un'altra persona, vivo con questa persona e non posso appunto sposarmi, vittima di un falso, di un atto falso. Alfredo, che cosa è successo? 3 anni fa, insieme alla tua fidanzata, vai al comune di Salerno per chiedere dei documenti in quanto volevi sposarti. L'impiegata dell'ufficio insiste nelle domande, chiedendomi i miei dati, e poi mi conferma che nel luglio del 2014 io risulto sposato a Santo Domingo. Gilda, tu quando eri con il tuo fidanzato al comune di Salerno e hai avuto quella notizia, cioè che era sposato, cosa hai provato? Sono stata malissimo, inizialmente ho avuto 1000 dubbi, infatti non gli ho creduto subito. Poi sono passate un paio d'ore e mi ha tranquillizzata facendomi vedere anche il passaporto, che fondamentalmente in quella data lui non era lì. Mi venne l'idea di controllare il passaporto. Che cosa hai visto sul tuo passaporto? Io ero in Italia in quel momento. Io so solo il nome e il cognome di questa persona e basta. Non so che occhi ha, non so che colore è il suo volto, non so nulla. E praticamente da quando è iniziata questa vicenda, da quando ho saputo che risulto sposato, comunque la mia vita un po' è cambiata, non mi sento sereno, la notte penso sempre a questa cosa, e appunto il non poter vivere normalmente la mia vita comunque mi porta, non lo so, anche un po' di ansia. Non ho mai celebrato questo matrimonio, insomma. Tu c'eri mai stato a Santo Domingo? Per quasi 5 anni sono andato a Santo Domingo, sì. Come mai si è verificata questa situazione? Probabilmente qualcuno mi ha rubato l'identità, non so per quale fine. La mia vita non è più la stessa, perché appunto sono vittima di un raggiro, di una truffa. Mi sta rovinando la vita, e non solo la mia, ma anche quella della mia compagna, insomma.
Spero si risolga tutto al più presto, così finalmente possiamo coronare il nostro sogno, quello di sposarci. Allora andiamo in diretta con Gilda, Alfredo e l'avvocato Mutalipasti. Giuseppe Di Tommaso, ma è davvero un incubo? Io non ho mai sentito una storia simile. Si vogliono sposare ma non possono perché lui risulta già coniugato con una sconosciuta, ma peraltro dobbiamo dire che il giorno del matrimonio presunto a Santo Domingo lui era in Italia, questo risulta, quindi è chiaro che è una truffa. Vengo da voi, sentiamo soprattutto loro due, Gilda e Alfredo. Eh sì, perché la prova è questa, Alberto, vedi, il passaporto all'interno, noi abbiamo visto, abbiamo controllato e in quel periodo il ragazzo Alfredo, 39 anni, si trovava qui in Italia, quindi non è possibile che nel luglio del 2014 era dall'altra parte del mondo. No, infatti, per fortuna c'è questa prova che carta canta, insomma. Speriamo possa valere nelle sedi opportune. Certo. Però chi vive in uno stato d'ansia, Alberto, e soprattutto Gilda perché aveva tanti sogni e voleva coronare questo amore che è in sospeso al momento. Esatto, purtroppo siamo proprio sconvolti da questa vicenda assurda, molto molto stressati. Fondamentalmente non ci sentiamo liberi di programmare la nostra vita attualmente, quindi ci abbiamo le mani legate, purtroppo. Allora, ragazzi, anche uno stress continuo. Certo, sì, molto. Allora, vi voglio fare vedere, noi abbiamo letto sui giornali la vostra storia, ma noi, al 99% e lei, abbiamo trovato la finta sposa di Alfredo. Vive vicino a Milano, la nostra Barbara Di Palma è andata a cercarla. Guardate che cosa è successo. Siamo sulle tracce della finta moglie, abbiamo scoperto che potrebbe abitare in un comune in provincia di Milano. Abbiamo una sua foto, vediamo se riusciamo a trovarla. Sto cercando questa persona, l'hai mai vista? No. Sicura? Sì, sì. No, mi sembra di no. No, questo no. No? Non l'ho mai incrociata, no. Dovrebbe abitare in questa zona. Volevo sapere se conosce questa persona. Mi sa che l'ho vista qui dentro, forse. Sono qua da 12 anni, è una persona che ho visto, non la conosco, non siamo amiche, non ho... Cioè, non so cosa vuole... L'ha vista, abita comunque qui. Sì. Proviamo al bar. Stavo cercando questa persona. Ah. L'ha mai vista? Sì. Sì, sa chi è? Non il nome, no, ma hai visto così il passaggio, sì. Ma è da tanto tempo che abita qui in zona? Mi sembra sì. Ma sa se è sposata, se ha figli? Non so, questo non so. Non ho confidenza, vedo passare qua, ma non so. Quello dovrebbe essere il suo balcone. Andiamo a vedere se sul citofono c'è il suo nome. Ecco, qui c'è il suo nome scritto sul citofono. Proviamo. Volevo parlare con... C'è? No, non c'è. Non c'è, ma tu sei la sorella? Sì. Dove la posso trovare? E lei al lavoro. E lei non è qua. Abbiamo bisogno solo di risposte, vogliamo sapere. Chiedetela alla persona interessata. Ma c'è, mi puoi rispondere? Tua sorella è sposata? Tua sorella è sposata? Adesso qua lei! Oggi è festa, lasciateci in pace e andate. Risulti sposata con un ragazzo italiano. Perché non vuoi rispondere? Abbiamo solo bisogno di risposte. Lui non può sposare la sua fidanzata perché risulta sposato con te a Santo Domingo. Perché non vuoi rispondere? Perché non rispondi? Allora, è evidente che non abbiamo mostrato, ci mancherebbe altro, i dati, il volto della presunta finta sposa. Però avete visto la reazione, io dico se uno non ha niente da nascondere risponde tranquillamente, mi viene da pensare. Voglio sentire Gilda, che effetto ti fa vedere questo documento, questa persona che risulta sposata con il tuo fidanzato ma è tutto frutto di una truffa, vive tranquillamente vicino a Milano e forse con chiaramente potendo farlo legalmente visto che risulta sposata con un cittadino italiano. Mi fa stare male, lo dovrebbero fare degli enti competenti, non sicuramente la televisione, però ben venga perché ci liberano da questa vicenda, perché veramente non ne possiamo più. Hai visto che lei non risponde però, i suoi familiari dicono anche alla mia inviata. Sì, ho visto che lei non risponde, dovrebbe dare una risposta perché veramente è inaccettabile. Ecco. Ragazzi, approfittiamo davvero del fatto che forse ci stanno guardando. Che cosa vorresti dire a questa ragazza?
ci deve liberare da questa situazione. Sì, di dire la verità. Di dire la verità e finalmente lasciarci liberi di vivere la nostra vita. Ecco, questo è quello che chiediamo noi. E nulla, pure perché non abbiamo nessuna cosa in comune, nessun legame, niente. Infatti adesso io sono anche molto emozionato perché vedendo queste immagini ancora non conosco il volto di questa persona, perché le immagini che vedo sono oscurate, certo. Quindi io non ho nulla a che vedere con questa persona. Allora dobbiamo dire che se voi non vi potete sposare è perché risulta un matrimonio che non si è mai celebrato a Santo Domingo, e la signora che abbiamo visto è la presunta sposa del nostro amico, che non neanche la conosce. Quindi, allora, lo dico anche all'avvocato, noi continuiamo a seguire sperando davvero di poter arrivare con le telecamere il giorno in cui loro si potranno finalmente sposare. Avvocato, ma che cosa si può fare concretamente, visto che sappiamo anche dove vive questa persona e i documenti parlano chiaro, il passaporto e tutto quello che stiamo raccontando? Sì, Alberto, noi ci siamo attivati da 2 anni per scoprire quella che è la verità su questa vicenda. Sia in sede penale, noi da indagini difensive appunto abbiamo appurato che la signora vivesse in quella località, abbiamo chiesto un interrogatorio, purtroppo io ho contattato anche i carabinieri di quella zona e non è stato purtroppo fatto, ma non ci siamo fermati. Oltre a livello penale, io mi sono attivata anche con un ricorso a livello civile per far sì che questa trascrizione di questo matrimonio falso venisse cancellato dal comune di Salerno. Certo. Abbiamo apportato quella che è, Alberto, la prova provata, che è il passaporto, certo. Perché non c'è un timbro né in entrata né in uscita del mio assistito, Alberto. Questa è la prova che è tutto falso quello che è stato trascritto presso il comune di Salerno, dove io ho avuto grandi difficoltà insieme al mio assistito ad accedere. Cosa, agli qual è il prossimo passo? Cosa bisogna fare, Giuseppe, per lasciare liberi questi due ragazzi di sposarsi? Ecco, perché l'avvocato ha fatto passo, Alberto, mi attiverò con tutta la mia grinta che ho sempre avuto in questa professione, perché la faccio con passione, è quella di cancellare la trascrizione che è falsa presso il comune di Salerno. Allora, questo è il passo importante da fare per liberarci. Avvocato, allora noi continuiamo a seguire naturalmente, io mi auguro poi di arrivare con le telecamere e poter raccontare e mostrare il matrimonio felice tra Gilda e Alfredo. Vi mando un abbraccio, in bocca al lupo, intanto buone feste, rimaniamo in zona perché siamo... Ciao.